tornato al cinema dopo un sacco di tempo. Mi sono portato anche un bellissimo snack da mangiucchiare mentre ci guardiamo quel film. Ma sai che non lo so? Fammi vedere. Cosa? Il trailer del film dello Scheme di Toilet? What? Ok, ok, sono veramente curioso di vederlo. Nel frattempo ci andiamo ad aprire i miei fantastici Skittles, che adesso devo fare anche una bella recensione, vediamo se sono buoni oppure no. Ma nel frattempo godiamoci il trailer. Guardate, c'è l'uomo telecamera, un sacco di Skittles di Toilet. Ci ha tirato un pugno, ci sta tirando un sacco di pugni. Ok, c'è un gabinetto telecamera, l'esercito di telecamera. Perché noi sappiamo che è diviso in varie fazioni, no? Nel mondo dello Skibidi Toilet. L'esercito telecamera, l'esercito cassa, l'esercito toilet, appunto. Qua stanno lavorando in fabbrica. E qua è arrivato l'esercito toilet. Ma no! Quanto casa! È iniziata la battaglia! Ci sono ragni, macchine! C'è di tutto! Madonna mia, guardate! Lui combatte! Arriva lo Skibidi militare! Lo Skibidi ragno! È una battaglia all'ultimo cesso! All'ultima scorreggia! All'ultima ripresa! Una battaglia a dir poco epica! Madonna mia, ragazzi! Mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale! Se vuoi vedere il film dello Skibidi Toilet al cinema! Madonna mia, ragazzi, guardate, gli è esploso tutto! Sta facendo vedere un po' di immagini. Loro sono tutti i componenti di questa enorme battaglia. Skibidi Toilet, una serie Netflix incredibile! Per il momento però abbiamo quest'altro mini film ricreato su Minecraft, dove lo Skibidi Toilet è letteralmente Aeroplane! Aeroplane! No, ragazzi, ok, sembra essere veramente figo. Ovviamente questi sono tutti piccoli film, perché quello originale non ho capito se deve uscire davvero oppure no. Ma comunque ancora non c'è. Quindi adesso guardiamoci questi qua e vediamo qual è quello migliore. Allora, qua ci sta uno Steve, che a quanto pare ha questa sorta di VR telecamera, che stava vedendo questa battaglia con tutti gli Skibidi Toilet mentre era in classe con altri mostri di Minecraft. E giustamente lo guardano tutti male, dicono: ma scusa, ma sei pazzo? Era Aeroplane, molto interessante. Forse perché ha visto la sua testa che stava sopra dei cesti. Forse per quello. Ha fatto un salto davanti allo scheletro. Gli sta mettendo... No! Gli ha messo la telecamera in testa! E adesso gli fa vedere a lui quello che ha visto Aeroplane. Così voglio vedere se lo prende in giro. Ok? Si è svegliato. Solo che a differenza di un VR, questo qua è molto realistico. Ti trasporta proprio nel mondo dello Skibidi Toilet. Bene, si guarda un po' attorno, cerca di capire un po' la situazione. C'è un pulsante. Comunque veramente molto buoni questi Skittles, devo dirvi la verità. A gusto frutta. Oh! Mangiamo, ma non distraiamoci troppo, perché qua un attimo succedono cose incredibili. Un esercito di telecamere sta bombardando tutta quanta la città. Oh madò, quanti ne sono? Butta la bomba, vai! Questo è davvero potente. Però è arrivato lo Skibidi Toilet da dietro, che l'ha fatto cadere dal palazzo. Ah! Veramente orribile. No, grazie, non lo voglio fare più. Però si è incasato, devo dirti la verità, si è divertito. Quindi ovviamente anche lo zombie dice: dammi, 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 voglio provare anch'io. Era solo Aeroplane che si era cagato sotto, mentre ci sono tutti gli altri che sono rimasti ancora un po' scioccati. Vabbè, anche lui viene trasportato nel mondo dello Skibidi Toilet. Vediamo adesso che cosa succede. È sempre sul tetto, c'è una cassa. Apriamola. Salve. Ah! Lo Skibidi cassa! Lo Skibidi chest! Non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo! A lui non è piaciuta molto la cosa, perché alcuni, diciamo, succedono cose belle, tipo l'esplosione degli Skibidi Toilet, ed altri come il signor zombie viene, diciamo, attaccato. Ok, il pigman spawna sopra un minecart, non capisce bene perché, ma quello mica è un cesto gigante, aspetta. Quelle mica sono delle tubature di cesti giganti, non capisco. Già là dietro vedo che ci sono dei cesti che girano. Immagino debba tirare la leva per
andare sopra. Lo sai, no? E si sta divertendo! Oddio! Però stai attento! Sono bruciati tutti! Sono diventati carbonizzati completamente! Ma che urlo fa? Si è fermato? Esplosioni, come se niente fosse poi, no? Sono ovunque! E adesso c'è una discesa clamorosa! Si va velocissimo! In mezzo agli schivi di Toret, lui urla e basta! Sentitelo! Esplode tutto! Madonna! Perché mi fa ridere così tanto questo qua che vuole fa gnaum? Wow, signor Pigman! L'altezza è bella alta, eh! Stai attento che qua se cadi o ti arriva uno skip di Toret da qualche parte che ti vuole fare qualche prencone! Per te è finita! Ehi, vai, Minecart! Perché il Minecart si è bloccato? Ok, sta ripartendo, vai! Ragazzi, qua se prende velocità è finita! Si va a schiantare! Io non voglio che si schianta, ecco! No! Oddio! È velocità, esplosioni! Tutto bene? Ok, lui è felice. Anche se sta per schiantarsi, però tutto a posto. Perché vuoi il creeper? Creeper, ma cosa vuoi? Ma se puoi mettere la telecamera a quello slime, lo copre tutto? Cioè, perché è minuscolo, no? La telecamera in testa sparisce. Oh cavolo, il creeper o no? Il creeper è diventato uno schifidi. Questo nessuno se l'aspettava. E adesso è uno di loro. Oh mio Dio! È enorme! E come al solito ci sono bombe. No, no, creeper! Creeper, no! È esploso. E ha carbonizzato anche la telecamera. Ha distrutto tutto! Ha rovinato tutto il signor creeper! No! 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 Il signore Robrino è triste, sta urlando un pochino troppo. Non mi sembra il caso. Oddio! E qua dove siamo finiti? Ho cambiato un attimo, ma... Ok, che si parla di film, ma finire in un cinema gigante di soli schemi di Toret è molto interessante. Guardate, è pieno, ci sono schemi di Toret ovunque, in prima, in seconda, in terza, in quarta, in quinta fila, ovunque, talmente ovunque. Che cosa stanno guardando poi? Ok, tanti schemi di Toret che guardano uno schemi di Toret. Molto strana come cosa, è come se io andassi al cinema a guardare i miei video. Ci vi piacerebbe vedere i miei video al cinema? Secondo me un bel film di Max Landon non sarebbe male. Forse sono finti. O forse sono talmente tanti che a breve conquisteranno il mondo. Effettivamente, secondo voi, quanti skip di Toret esistono nel mondo? Secondo me sono tantissimi, ragazzi. Possono creare degli eserciti infiniti. Siamo sempre alla scuola dei mostri di Minecraft. Oddio! No! 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 È esplosa la telecamera! Ma da lontano è arrivato quello vero! Lo skip di Toret! Ti sono fatti anche gli occhi tutti quanti rossi! Poi ci sta il signor zombie e il signor Pigman che corrono e lui cade, gli ride in faccia. Ma dai, ma poverino! E lui è caduto sul culo! Ma dai, ma ragazzi! Lui si è alzato con una gamba. È un pochino stupido questo Pigman, non sbaglio. Attento dietro! Oddio! No! No! Per il scheletro! Tu che l'hai visto! Corri! Corri! Ok, lui è scappato. Ero per essere neanche accorto. Tutti se ne sono accorti, tranne loro che sono a 2 centimetri. Sei zitto! Non farti sentire! No! Te l'hai mangiato! Oh mio Dio! Guardati bene attorno perché potrebbe essere ovunque. Ecco, lo sapevo! È dietro! No! Non se l'è mangiato però, gli ha tirato una testata! Sei ancora salvo! Sei ancora in tempo! Vai via! Mannaggia, ha rotto l'albero! Ma dove è bruttissimo, ragazzi! Correte tutti! Se non volete fare la vita del Pigman! Madonna, che velocità stanno correndo! Guardate le nuvole! È velocissimo! Ma piroette, ma cose strane! Questo coso non mi piace proprio, la madonna! Ma perché lo scheletro non corre? Le laser! Lo scheletro non corre perché si è paralizzato dalla paura! Scheletro, alzati! Come no? Ma come no? Ma tu vuoi sopravvivere o no? Madonna mia, oh, cosa sta facendo? Glielo sta lanciando addosso? No, 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 lo sta sacrificando! Ah, però ha funzionato!
L'ho colpito! E proprio non si è fatto niente! Si è solo arrabbiato! No! L'ho scapazzato! Oh cavolo! Schibidi schibidi! Oh no 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 no! Ciucio Charles! È talmente forte che l'ha preso, l'ha scaraventato via! Salite sopra ragazzi, salite! A bordo! Assurdo! E ora, oh cavolo, che cos'è sta roba? Potrebbe esserci un combattimento assurdo. Trailer Ciucio contro Schibidi Toilet! Lo Schibidi Toilet vola! Aspetta un attimo! Ehi! No! Non l'ha sedato! L'ho fatto esplodere! Ah! Mi ha distrutto tutti quanti gli artigli, adesso è un semplice treno! Posso soltanto scappare in questo momento! Quindi muovetevi! Muovetevi! Ormai credo che per loro sia finita! Eccolo, eccolo! È diventato ancora più grande o sbaglio? Raga, è diventato letteralmente gigante! E ora sta saltando! E li schiaccia! No! Lo Schibidi Toilet ha vinto! Questo vuol dire che è davvero troppo forte! Guarda! Sono qui, tutti mezzi morti! E adesso lui li lascia pure, gli dà pure il colpo di grazia! Ma... Oh! Nuova telecamera! L'ho scaricato! Oh, ma l'ho anche nei cessi pubblici! E ovunque! Ok, allora, non doveva succedere tutto questo. Roblox può aspettare, e anche Gigino può aspettare. Gigino, Gigino, rimani nel gabinetto, perché ho scoperto una cosa. Anzi, mi sa che non ti conviene rimanere nel gabinetto se senti una canzone del genere. E la madò, è diventato gigante! Allora, se ho capito, ci sono un sacco di versioni di questo Schibidi Toilet, perché a quanto pare si chiama veramente così, io non pensavo, ed è veramente pericoloso. Ora, esistono un sacco di episodi a forma di TikTok che ci fanno un po' capire la sua storia e le sue potenzialità. Oggi li andremo a vedere tutti quanti. Siamo in un ristorante, tra l'altro un ristorante abbastanza strano, perché come potete vedere sono tutti seduti su dei gabinetti. Sta conquistando già il mondo, io non lo sapevo, ero rimasto veramente indietro ragazzi, dovevate avvisarmi. Si muove anche! Questo vuol dire che può inseguirmi? Ok, potrebbe nascere una bella battaglia. È diventato gigante ragazzi. Quindi esiste la versione normale, la versione gigante, questo è tipo il boss. E fa veramente paura. Ragazzi, questo qua potrebbe diventare davvero un nostro enorme nemico. Dipende tutto dal vostro supporto e da cosa succede nel mio bagno. In questi giorni ho riattivato il secondo canale, ora si chiama Max Horror. Mi cimenterò di nuovo dopo un sacco di tempo nel mondo dell'horror, e non vedo l'ora che voi ragazzi vediate tutti quanti i video e mi diate il vostro supporto. Quindi andate tutti quanti a iscrivervi a quel canale se ancora non lo aveste fatto, e attivate la campanella perché in questi giorni un sacco di nuovi video usciranno. Vola anche. Guerre cessi spaziali. Non è possibile che sparano altri gabinetti volanti. Non è possibile. Ok, non è assolutamente normale questa cosa. E adesso c'è pure Mercoledì Adams. Fammi indovinare. Ecco, vabbè, fa anche il DJ ragazzi. Sì, non capisco se è cattivo o buono. Forse gli piace cantare. Forse il suo punto debole è la canzone. Ok, ok, molto interessante. Fatto sta che stanno succedendo sempre cose diverse. Oh, oddio, ha tirato lo sciacquone. Ok, se tu tiri lo sciacquone, lui viene sconfitto, o almeno per il momento a quanto sembra. Quindi mi stai dicendo che io prima, a mia insaputa, tirando lo sciacquone mi sono salvato le chiappette? Posso dire che è fortuna? Eh no, però qua ne arrivano altri ragazzi, sono infiniti. Ok, quindi cerchiamo di stare alla più larga possibile dei gabinetti. E poi arriva lui, il boss finale. Il boss, il cesso dei cessi. Ma che cos'è questo? Un esercito di telecamere contro un esercito di cessi? E non sono cessi normali, perché ovviamente sono cessi con delle teste e telecamere con un corpo. Mi sembra normale ragazzi? A me assolutamente no. E lui anche qua. E vabbè, adesso hanno fatto un altare. Sta conquistando il mondo ragazzi. Esistono un sacco di teste che escono da questi gabinetti. Vedete, ce ne stava uno di colore, uno con la pelle bianca. Quindi non è soltanto uno, sono tipo un esercito che può uscire dai gabinetti di tutto il mondo. Come evitare tutto ciò? Essere iscritti al mio canale e lasciare like. Ovviamente è una protezione in più ragazzi. Oh no!
ha messo la bomboletta della telecamera. E temo la pulizia degli schermi di toilet questa telecamera. Ah no, adesso lui sta venendo arrestato perché ha imbrattato. In chiesa. In chiesa. Ok. Tutto questo è molto strano. Io non mi aspettavo una roba del genere. Immagino nessuno. E sta succedendo qualcosa. Guardate, l'assalto degli uomini telecamera. Se l'è mangiato. Mi stanno sempre tutti quanti addosso. Lo stanno affrontando e l'hanno scaricato. Ok, quindi ti dai lo sciacquone di salva. E a quanto pare funziona. Quindi sta per nascere una battaglia, una guerra. Skip di toilet col suo esercito. Persone coi capelli, persone scucciate, pelate, senza capelli, e quello lascia le corna contro gli uomini telecamera. Guardate, sta effettivamente nascendo una vera e propria battaglia. E non mi rompere, vai via. Sì, si può sconfiggere. Allora, tira lo sciacquone, vai via anche tu. Madonna mia, ragazzi, è inquietante. Gli uomini telecamera. Ma allora sono due alleati gli uomini telecamera. E la matoscia, i lanci laser. È incredibile, ragazzi. Anche i lanci laser. Ma di che razza di mostro stiamo avendo a che fare? Un raggio telecamera che spara laser. Cosa sto vedendo? Ma è guerre stellari o è una compilation di TikTok strani sullo skin di toilet? Beh, semplice, entrambi. Perché lo skin di toilet è questo e tanto altro a quanto pare. E ce l'avevo nel bagno, non posso immaginarmelo. Meno male che ho tirato lo sciacquone, ragazzi. Se sentite questa canzone, anche proveniente dal vostro telefono, andate subito in bagno e tirate lo sciacquone. Perché mi dice che lo state catturando, lo state attirando. E questo qua si è trasformato in non so cosa, in un cane armato. Questo qua parla la giustizia ragione mentre sta scappando. E lì c'è un gabinetto marrone. Perché sei marrone? Qualcuno ti ha fatto una caccata addosso? Potrebbe essere. Oh. E c'è una esplosione clamorosa e lui viene spinto giù. Mi sa che noi in questo momento siamo un uomo telecamera che sta cercando in ogni modo di sconfiggere questi skip di toilet. Sì, sono abbastanza sicuro. Ragazzi, mi sta arrivando una chiamata. Numero sconosciuto. Accetta. Ragazzi! Ma che cazzo? Oh, ehi, perché mi sta chiamando anche al telefono? Non è possibile! E ovunque! Guardate, ragazzi, lui ha un numero sconosciuto. Io non so come abbia il mio numero. Non so come faccio a chiamarmi essendo un cesso. Ma io mi sono iniziato a spaventare veramente tanto. Avete sentito, ragazzi, c'è la sua canzone. Attacca subito, aiuto. Io mi devo chiudere dentro, ragazzi. Questo qua mi sta già attaccando. Mi sta attaccando in una maniera incredibile. Posso guardare i tuoi TikTok in tanta pace? Mi sta richiamando. Skip di toilet. Ma ragazzi, lo sentite? Ha parlato! Skip toilet! Io gli attacco di nuovo. Lo blocco perché non voglio avere a che fare. Magari, ragazzi, potrei sbloccarlo in un futuro, ma adesso no, grazie. Uno skip di cam è una spia che entra nel laboratorio degli skip toilet. Qua forse è dove vengono creati. È incredibile, guardate, ce ne sono di ogni forma e a quanto pare sono anche esplosivi. Come zampa da ragno! Ok, questo può essere veramente preoccupante. Lui è il boss supremo che sta dicendo a tutti i suoi scagnozzi di partire per una battaglia incredibile. Esplosioni, cose, ma adesso non puoi sconfiggere i giant skip di toilet anche con le zampe da ragno. Guardate, qua ci sono le zampe, manco fosse un ragno. E come al solito è munito del suo super raggio laser mortale. E andando avanti ti ritrovi il boss. E quando ti ritrovi il boss, ragazzi, c'è poco da fare. Pian piano vedo che li stanno sconfiggendo. C'è anche lui con le zampe da ragno che addirittura è riuscito a sconfiggerlo. Uomo telecamera gigante e potente. Potrebbe essere un nostro alleato. Dovremmo evocarlo in qualche modo, ragazzi, sperando che ovviamente questo skip di dop non venga anche da noi. Ma se dovesse succedere, ragazzi, sappiamo chi chiamare. Come? Non lo so, quello dobbiamo un attimo studiarcelo, perché lui sembra essere davvero potente. Un applauso allo skip di cam. Sì, guarda, li distrugge tutti. E ora battaglia finale. Questo potrebbe essere il final boss. Lui è pronto con lo scudo. Gli stanno addosso cannoni, cose, esplosioni.
l'ha un pochino counterato. Oh no, no, lo skip di Cam deve allontanarsi perché lui è sempre più potente. Cosa? Siamo in carcere? È stato catturato lo skip di Toilet, o almeno questo Toilet. Tu hai visto il boss? Dov'è il boss? A quanto pare però la loro lingua è solo questa. Non mi sembra di aver capito, stai impazzendo! Fermatelo! Io ho sciacquone! E ora? È qua! Il boss! È lui il problema, perché questi sono tutti una sua opera, una sua creazione! Meno male che io ho il bagno a forma normale e non sono un gigante, non ho un cesso gigante in casa. Sono riuscito a scaricarlo! Ma com'è possibile, ragazzi? No! Nemmeno loro ce l'hanno fatta, ragazzi! Lo skip di Toilet gigante non può essere fermato così facilmente! Addirittura da questo che ho un sacco di teste! Andate via! Gli ha tirato un pugno in faccia, ma tu sei pazzo! Con i pugni non si risolve niente! Puoi solo scaricare lo sciacquone! Questo è l'unico modo per fermare lo skip di Toilet! E ora! Oh my god, è arrivato la sera. Perché sono scappati? Di cosa li spaventano? Hanno paura del potere laser dello skip di Cam! Come noi abbiamo paura del loro boss, loro hanno paura del nostro boss, skip di Cam! Magari noi veniamo a scoprire che però lo skip di Cam in realtà è cattivo, non possiamo saperlo! Però per affrontare questi fini skip di dopo possiamo semplicemente tagliare lo sciacquone. È fattibile! Certo che però più un gabinetto è grande e più la situazione è difficile. Ma adesso siamo diventati sempre più potenti noi telecamera. Andiamo a sconfiggere quel maledetto dello skip di Toilet gigante. Oh no, sta arrivando ragazzi, sta arrivando. E ora cosa fa? Cosa sta facendo? Ha messo le cuffie. Ha messo una super cassa. E voglio capire un attimo con quale suono sono riusciti a sconfiggerlo. Non credo con lo skip di dop, perché lo skip di dop ragazzi è la loro linfa vitale. Loro diventano sempre più potenti con lo skip di dop. Però ragazzi stanno iniziando a sconfiggerli solo nella quantità industriale. Prendi questo, prende questo. No, no. Sì, adesso è arrivato l'uomo cassa e un altro buono che è arrivato in aiuto di uomo telecamera. E quello lì cos'è? Uno skip di Toilet con lo ski mask. Boom, esplosioni. Oh, oh mio Dio. E ci si siede sopra. Incredibile, like come quello che dovete lasciare a questo video. Adesso c'è anche un gabinetto tutto quanto nero, un gabinetto oscuro. Lui potrebbe essere pericoloso, lo ammetto. Ehi no, mi hanno visto. Sì, uomo cassa. Spacca tutto. E neanche tu, uomo oscuro, puoi sconfiggerci. Cesso oscuro, dai yo. Qua ci possiamo rendere conto anche degli schemi di Toilet più potenti e meno potenti. Guardate. Allora, qui c'è lo skip di Toilet da bagno. Poi c'è lo skip di Toilet normale, ok. Poi c'è uomo telecamera. E poi c'è uomo cassa, che sono molto importanti. Spider camera, veramente potente la spider camera. Poi abbiamo lo spider wolf e lo spider cassa. Poi abbiamo, ok, il toilet della chiesa, che è molto più grande. Poi abbiamo il big toilet. E poi c'è il toilet militare, che abbiamo già visto ragazzi nei video di prima. Voglio vedere qual è più potente. Poi double toilet, i gemelli toilet, addirittura triple toilet. Questi qua sono in tre, sono imbattibili. Poi c'è uomo cassa, lui è potente, l'abbiamo visto. E poi c'è Robert Toilet, gabinetto che ti ruba tutto. E poi lo speaker Titan, il titano degli speaker. E ancora una volta lo spy speaker Titan, ancora più Titan. Poi c'è il G-Man Toilet, il toilet supremo. E poi il camera Titan, è lui che può salvarci. Guarda, poi dal nulla tu sei chillone e ti entra in casa. Ma quanto è brutto. Ma butta tutto via. Aiuto. No, calmate. Calmati. Perché è così agitato? Perché è così agitato? Vai via. Aiuto. Nel bagno. No, però andare qua non mi sembra molto intelligente. Lo sai bene. Tira lo sciacquone. Ok. Ok, e ora? Siamo usciti. Non c'è più. Ma no, ha distrutto una casa. Ha distrutto una casa qui il maledetto. C'è un gabinetto gigante. Ah! Ma guarda gli occhi! Che bello, una bella giornata!
abbandonata sulle montagne russe, grazie Maxino! Però io parlerei un attimino dopo, perché se guardi bene, guarda che cosa c'è in mio torno! Ma dove mi hai portato, a Gardaland.exe? Più o meno sì, è pieno di uomini telecamera, ma soprattutto sì, c'è uno schifo di toilet! Guardalo, ha una testa gigante che esce dal cesso e ci vuole inghiottire! Ma che bei denti bianchi, si vede cos'è il dentifricio! Sì, ma chissà che tipo di dentifricio usa, ma adesso non voglio fare la degli uomini telecamera? Allora, io ho visto il video di mio papà l'altro giorno e gli uomini telecamera sono i miei nostri amici perché vogliono sconfiggere il signor Skip di Toilet, ma adesso la montagna russa è stata fascizzata! Sulle mani! Sulle mani! Mamma mia, che velocità andiamo! Sembro Sonic e Flash! Wow! Ma poi, perché ci sono tutte queste telecamere? A me fanno paura, mi sento osservata! Cos'è questo piedone? Sì, ma io non... Allora, io non sapevo ci fossero delle Stavo dicendo, non sapevo ci fossero delle montagne russe a tema. Ma come senti, c'è la reazione dello schermo di Dobson? Che fa veramente paura, quante volte ce ne sono? Io non volevo essere qui, volevo stare nel vero Gardaland. E questo non è il vero Gardaland, è il Gardaland cesso. Perché fa schifo. Un po' come te, andiamo, wahoo! Ehi, non ti permettere più a dire una cosa del genere! E abbiamo finito il giro! E qua c'è un bello schifo di pelato che ci aspettava! Bene, possiamo cambiare giostra! Meno male! Ehi, aspetta, ma questo non è una giostra! Oh, è lui! Ma quanto è brutto, ma mamma mia! Allora, questo qui è uno shorts! Schifo di toilet su Google Maps! Com'è possibile, Gigino? Vuoi dirmi che esiste veramente? Cioè, io a casa ce l'ho un cesso che parla, ma non è così brutto! Che senso è un cesso che parla a casa tua? Ce l'hai davvero? Sì, se mio nonno inventa cose, ha inventato Gino il cesso! Ah, Gino il cesso ballerino! Che bello! Io non lo voglio, ti prego, non portarlo da me! Guarda, in queste coordinate, 40-44 e poi non so più leggere! Se scendiamo in mezzo alla strada... Non lo so, ma non andrò mai più a Nuova York. Nuova York? Io invece adesso, Gigino, andrò a cercare queste coordinate su Google Maps. Voglio vedere se è vero oppure no. Tu sei pazzo? Oh, ci sta portando, Gigino. Ho inserito le coordinate. Ma sarà vero oppure no? Scopriamolo. Ok, siamo effettivamente arrivati in una cittadella. E adesso devo scendere. Io ho paura di scendere. Metti l'omino. Devo mettere l'omino? Ragazzi, con mollico senza. Siamo entrati da Donato straniero. Eccolo, ma signor Donato. Aspetta un attimo, Gigino. Quello lì è lo schifo di WSS originale. A me sembra di sì, la faccia è quella. Madonna, ma aspetta, ma forse sono qua fuori. Fatemi uscire, per piacere. Dove siete? Schifo di Dop, schifo di Toilet. Ma siamo sicuri, forse abbiamo sbagliato a mettere la posizione, Gigino. Guardiamo meglio. Ma secondo me hanno paura di noi, eh. Secondo me lo schifo di Toilet sarà qua. Ma dove siamo? Ma secondo me lo schifo di Toilet è lì dentro! Nel bagno! No! Proviamo ad entrare! Ma tua zia! No, è la tua zia! No, sono abbastanza sicuro che questa è tua zia... Tuo zio! Ma questo è mio zio, lo ammetto! Ok, però non abbiamo trovato lo schifo di Toilet, uffa! Però in questa città, e che non so bene quale sia, sicuramente succederà qualcosa, Gigino. Guardati bene attorno, apri gli occhi. Oddio! Ma... I Simpson? Ma che cos'è questo ristorante? È un ristorante dell'olio? Ma ci sta i Simpson, poi ci sta Fulguiz, poi ci sta Blue dei Rainbow Friends, c'è un omino di Roblox! C'è anche l'omino di Fall Guys! Oh mio Dio,
No! Perché sono andato nel bagno? No! No, il bagno no, ti prego! Aiuto! Scappa, scappa! Mi ha mangiato le backrooms? Le backrooms? Le porte indietro? Oh no! Oh cavolo, è pieno! È pieno, Gigino! E dove lo mettiamo adesso? Non so, sono confusa! Allora, prima regola delle backrooms, fermarsi! Ok, siamo fermi. Siamo okay. Fermissimi, okay. Non mi muovo di una virgola! Perché vedi, se tu non ti muovi, loro non si muovono! Giusto! Allora bisogna un pochino analizzare la zona per capire dove poter andare. Allora, lì c'è uno schivitoio col collo lungo che mi vuole fare proprio brutte cose. Mentre qua ce n'è un altro! Potremmo ci stanno entrare... chiudendo! Sì, potremmo entrare in una di queste porte. Potrebbe essere l'unica salvezza. Andiamo! Andiamo! No, andiamo! Ehi, ti ho detto che le porte! Le porte! Vai! No, le porte! Te l'ho detto! Mannaggia la miseriaccia! Ma quanti toilet ci sono? Mamma mia! Ma sono tantissimi! Secondo me questi sono tutti i cessi del mondo! Secondo me prima o poi verranno tutti quanti impossessati. E ora? Ma sono spariti! Sono spariti tutti! Ma e l'uscita? Vai l'uscita! Secondo me Gigino qualcuno per farli sparire ha tirato lo sciacquone! Perché così si sconfiggono gli skip di toilet! Ma allora è facile! Ti sembra facile, ma loro sono potentissimi! Nessuno riesce a tenere mai lo sciacquone! Ho un attacco di panico, Stanno conquistando il mondo! Ma lì ce n'è uno molto grosso, sbaglio! Eh sì, è grosso proprio come il mio... Ok, però perché non mi stanno seguendo, Gigino? Io non so cosa fare! Devi seminarli, fai tipo... Corri come una gazzella! Ok! Ok, mi sono chiuso dentro una stanza! Ottimo! Sembra un bunker! Un bunker! Segreto, c'è un ascensore! Ci stiamo bunkerando! E ma ora... basta che non c'è un toilet qua! Io spero di no, perché se c'è un toilet qua siamo veramente fregati! E ora? Siamo in del mondo! Ciao, la bocca! È esploduto! Viva l'amicizia! Sì! Però noi non siamo amici! Glitch toilet versus all cameraman and speakers man! Allora, ti spiego, praticamente Gigino, il speaker e il cameraman man sono loro che ci vogliono salvare dal cesso volante glitchato, perché esistono varie forme. Lui è quello glitchato ed è veramente potente. Vediamo un po' adesso tutti i combattimenti. Sì, glitch versus cameraman. Fortissimo! Ma sta vincendo contro tutti! Ma è un po' rotto, posso dirlo? No, ma non vale! Guarda! Allora, loro erano davvero molto forti, però il glitch toilet a quanto pare è troppo forte per chiunque! E come facciamo? Cioè, ci dobbiamo arrendere? No, io non mi arrendo mai, Gigino! Adesso insieme a mio papà sicuramente troveremo una soluzione per mangiarcelo questo cesso! Oh, sì, io credo in voi, io me ne lavo le mani! Lavarti le mani con un cesso non mi sembra una bella idea! Oh mio Dio! Ma Super Bowser! Super Mario! Perché spara fuoco adesso? Ma cos'è, Godzilla? Peaches. Gigino, non mi sembra il caso di dire peaches, perché questo qua mi sa che non vuole sposarsi. Ma ci guarda a sinistra! Ma che cos'è? Ma è un ornitorinco! Ma guarda a sinistra! Sinistra? Che c'è? C'è un pe... Ma sei zitto, che questo ci risucchia! Scappa, Gigino, corri! Ma dove... Che belle le montagne! Abbiamo cambiato... bioma? Oh! Schifo di top! Ma quello è tipo quello che mangia la carne del ciccio panza! Schifo di top top, yes, l'originale! Forse è l'unico che può davvero sconfiggere quel cesso! È probabile, visto che lui dovrebbe essere il creatore! Poi ha la maglietta rossa, proprio come la mia! Io sto con te, Skippy Top! Skippy Dip, Skippy WWW, yes! I team
Ti mostro la mia fratellanza, anche io ho gli occhiali. Wow, siamo davvero dei figoni, ma adesso sta arrivando un esercito. Oh, oh mamma mia, mi dici che basteranno per battere i toilet? Io non lo so, hanno distrutto tutto quanto. Ma mi sembra un po' esagerato, dato che non ci stanno nemmeno i toilet. Ehi. E non lo so, questi stanno facendo un movenzo con la panza, ma non è che mi sembrano tanto utili. E poi gli hanno dato fuoco a tutto, c'erano le pecorelle che facevano miau e non le hanno uccise. Ma come miau? Era una pecora dell'olio e mi ha mangiato. Ma ora Gigino, non credi che vedere un combattimento tra gli schifi di toilet e gli uomini di telecamera possa casarci? Assolutamente, prepari i popcorn! Oh, io non ce li ho, quindi mi mangio le dita. No, guarda che fa male! Oh mio Dio! Ma ci sono schifi di top di tutti i tipi, schifi di toilet, ragno, uomo telecamera gigante! Ehi, perché ce l'ha con me? Ma li ha distrutti o sbaglio? Ma no! Lì c'era lo schifi toilet boss, perché c'è quello là più grande, poi c'è questo qua angioletto che non ha speranze! Guarda, sono un combattente di tiracalcio! Questo qui sarei io se combattessi contro di te! Distruggerei! Ma stai zitto, stai! Guarda, sta aggiungendo un sacco di boss schifi di toilet! Quanti ne sta creando? È un esercito! Oh mio Dio, guarda che poteri! Non ce la faranno, non ce la fanno i nostri uomini telecamera! Dai, telecamera, dai! Sai che io in questo momento davanti a me ho una telecamera! Io credo in te, telecamera! Credo in te! Un uomo ne ha messi tantissimi! È incredibile, Gigino! È incredibile! Quanti ne sono! Mamma mia, questo è il fight dell'anno! Anche se sta un pochino laghicchiando, secondo me si sta buggando tutto. Qua va a finire che diventa tutto un enorme glitch e finisce che arriva il glitch toilet. Ma non vedi quella concentrazione di potere? È per quello che lagga. Si sono buggati tutti, sono completamente frizzati. No, stanno sparendo tutti. Oh no, hanno vinto i cessi. Eccolo, l'uomo telecamera. Ma sta spiando o sbaglio? Chissà come si chiama l'uomo telecamera. Qual è il suo nome secondo te, Gigino? Ernesto il funesto. Ernesto il funesto. Mentre invece l'uomo cassa come si chiama? Alfonso lo stronzo. No, si chiama il chiassone. Ah, ecco, il chiassone. Uno con il potere zombie. Beh, no, secondo me è il potere dello shrekking. È vero, il potere dello shrekking. Ah, hanno chiuso in gabbia. Ma è triste, ma forse è perché era lo shrekking. Un cesso normale non sarebbe mai finito in gabbia. Che lo shrekking è un po' sfigatello. Ma siamo su Roblox. Hanno invaso pure Roblox. Ma guarda, ma cosa? Ma questo è il multiverso? Ci sta lo skip di toilet e ci sta l'uomo telecamera che stanno collaborando per vincere. Cioè, questo è proprio l'emblema dell'amicizia. Sì, però mi sa che non sono molto amici. Guarda, adesso sta avendo tutto maledetto e non capisco. E adesso, guarda, chissà se riusciamo ad arrivare alla fine. Sì, ce l'hanno fatta! Sì! E qua ci sono delle ma che cosa sto... Cos'è questo? Stiamo degenerando, Gino. Questi qua sono veramente dell'olio. C'è Claudio Bisio. No, solo perché non c'è i capelli. Cosa vuoi, capocano con Mexico? Questa è tutta roba strana, non capisco. E questi 1, 2, 3, 4. Guardiamoli. Ma cosa c'ha quello là, il 2? Perché c'è un Pikachu ballerino? Sta parlando la Floss? Ma non lo so, guarda come c'è là. Wow. Ma finalmente, dopo tutte queste cose, l'hanno chiuso in prigione a quello skip di top. Sì! E non posso vedere dall'uomo telecamera, perché non si ha mai si vede con la sua telecamera, col suo obiettivo. Finisce per te! Sì! E guarda, è un cesso, ma è molto intelligente, Sì, non ha la testa di cacca, per fortuna. E poi non si fa mai vedere, è incredibile. Ehi, non ho la testa di cacca. Chi è che lo dice? Lo dice la mia mamma, che non l'ho mai conosciuto. Guarda, Gigino, qua ci sono gli uomini di telecamera e gli uomini di cassa che ballano! Eccolo! È quello glitchato! Vediamo... Fallo fuori! Ma... È fortissimo!
stati rinchiusi. Non ce l'ho fatta. Ma che cappello? Veramente, veramente circolare quello cappello. Ah, che brutto! La cassa titana! Incredibile! Wow! Applausi, applausi! Che potenza! Bene, Gigino, io direi che ci siamo abbastanza fatti la cacca sotto. Perché come ho detto anche all'inizio video, la cacca non la possiamo fare in questi gabinetti, perché sennò ci mangiano il serino. E mi sa che adesso devo andare da Gino. Chi è Gino? Ah, è il mio cesso. Va bene, allora ci vediamo. Ciao! Sentite qua al telefono! Lo schermo di toilette mi sta chiamando in questo istante! Io non me lo aspettavo nemmeno, per fortuna! Non lo so, avevo la telecamera a portata di mano! Allora, accetto subito, io non so che cosa vuole in questo momento! Pronto, schermo di toilette! Oh mio Dio, ragazzi! Ha messo una canzone, io non so perché, da qualche giorno che continua a perseguitarmi! Sta ogni volta mettendo sempre questa canzone quando mi chiama, ma io non riesco a comunicare con lui! Non so cosa vuole dirmi, davvero! Cosa? Ha detto che tra poco arriverà nel mio bagno? Fammi subito staccare la chiamata. Ho bisogno di organizzare un arsenale, perché a quanto pare lo schermo di toilette sta per arrivare nel mio bagno. Mi prende impreparato. In questo momento non ho niente che possa aiutarmi a combatterlo. Ho giusto una pistola. Non sono pronto, ragazzi. Devo sicuramente attrezzarmi. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa posso acquistare per poter combattere lo schermo di toilette e anche altri mostri come questo. La sentite? Sì, ragazzi, la sento già! È la canzone dello schermo di toilette! Eh sì, proviene già dal mio bagno! Va bene, allora utilizzerò questa pistola finta che non mi servirà assolutamente a niente, ma almeno farò paura a qualcuno. Usciamo da qua! Ragazzi, il bagno è lì e la canzone viene proprio da là dentro. Il fatto che la porta sia aperta non mi piace affatto. Non sono per niente sicuro in questo momento. Ok, ma rimaniamo un attimo dietro i muri, non facciamoci vedere. La sentite? Lei è lì dietro sicuramente! Non so se c'è uscito, ma io lo sento e lo sentite anche voi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio secondo canale, questo qui, Max Horror, e lasciate like a tutti i video per aiutarmi a combattere questo skip di toilet. Ok, adesso con molta calma avviciniamoci. Ragazzi, il bagno è lì, lo riuscite a vedere? Eccolo, lui non sembra esserci ancora. Madonna mia, non c'è, ma la canzone è sempre più forte. Già l'altra volta è successa una cosa del genere. L'altra volta, per fortuna, ho tirato lo sciacquone e mi sono salvato. Devo cercare di farlo anche adesso, prima che sia troppo tardi. Ragazzi, è apparso! Oh cacchio! Ragazzi, era lì! Io non me l'aspettavo assolutamente! Questa volta è uscito! Mi sa che siamo arrivati troppo tardi, o forse è lui che si è arrabbiato un po' più del previsto. Bisogna cercare di tirare lo sciacquone. Sappiamo che quella è la soluzione, ma come farlo? E questa è una bella domanda. L'unica cosa che posso fare è correre. Auguratemi buona fortuna. Ah! 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 Oh cacchio, fermo! Ah! Ah! Si è scaricato. Si è scaricato. Oh madonna, raga, mi stava colpendo. Ci siamo già liberati di lui? Ma io non credo proprio, sinceramente. L'importante è che per adesso siamo salvi. E adesso lo chiamo io, ragazzi. Voglio vedere proprio cosa dice ora che l'ho sconfitto. Ha! Non pensavo fossi così pro player, eh? E invece sì. Skip di toilet? Che c'è? Ora non parli più, eh? Non sento più la tua canzoncina ora che ti ha sconfitto. Ha! È partito di nuovo! Cosa? Stacchiamo subito. Quindi non viene più da casa mia, ma viene addirittura da fuori? Quello è vero che sono tantissimi. Si è visto in tutti quanti gli shorts di TikTok. Sono un esercito assurdo. E per fortuna non ci è ancora capitato il boss super gigante. Ma per adesso stiamo avendo a che fare con quelli piccolini. E spero di rimanere soltanto con loro, perché sennò per noi sarà finita. Credo che adesso l'unico modo per sopravvivere è anticiparlo. Come? Con il drone. Cercandolo per tutta la città e avvistandolo prima che lui trovi noi.
Sono sceso di casa, poco fa ho telefonato un mio amico che conosce bene la zona. Adesso non chiedimi perché, ma conosce che qui ci stanno dei laboratori ex fabbriche di cessi. Cioè, guardate caso, ci sono proprio delle fabbriche di cessi. E adesso a quanto pare sono utilizzate per costruire gli skip di toilet. Io non so se è vero, adesso appena lo incontriamo ci faremo dire proprio da lui questa storia. Uè Max, ma spiegami un po' questa situazione, sono qui per te. Eccoci qua, siamo con il mio amico Riccardo. Allora, devi spiegarmi un attimo, lo skip di toilet mi ha telefonato e mi ha detto che sta arrivando qui da me. E tu mi hai detto prima che c'era effettivamente una fabbrica di cessi qui nella zona. Allora Max, lì ci sta una fabbrica di cessi abbandonata dove dentro fanno delle cose un po' losche. Un po' losche, ok, ok. Dove hai trovato questa notizia? Max, se non ti interessa dove l'ho trovato, dei miei giri. Giri illegali, non, non diciamolo in giro. Io ho portato il mio drone, dopo lo andiamo a montare perché dobbiamo ovviamente essere distanti dallo skip di toilet perché non si ha mai molto pericoloso. Esatto, è molto pericoloso. Allora incamminiamoci, andiamo, Riccardo, andiamo. Eccoci, siamo arrivati. Questo è il nostro posto misterioso. Oh mio Dio, questa strada non mi piace per niente. Si vede che è abbandonata da un bel po' di tempo. Guardate, poi prima ha diluviato, ci stanno pozzanghere per terra. Quindi mi stai dicendo che questa zona era una ex fabbrica di cessi? Esatto, Max. Ci conviene non andare troppo oltre perché potrebbe essere molto pericoloso. Io direi che allora possiamo fermarci qua. Facciamo partire il drone. Guardate la zona, è pieno di fabbriche. Ma che cos'è tutto questo posto? Allora, siamo sicuri che possiamo stare qua e che non ci vengono ad ammazzare gli skip di toilet qui dietro di noi? Perché comunque non siamo in una zona sicura in questo momento. Max, non lo so, non sono mai venuto qua. Allora, non mi sembrano del tutto abbandonate, anche se teoricamente dalle tue ricerche lo sono. Pieno di macchine, come se gli esseri umani, qualcuno di qualche agenzia strana, stia costruendo tutti questi skip di toilet oppure altri tipi di mostri in modo nascosto e segreto dagli altri. Oh madonna ragazzi, mamma, guardate mia, lì c'è una casa abbandonata. E beh, effettivamente la zona è un po' abbandonata. L'avevo, Riccardo, detto. E lui me l'ha detto, lui non sbaglia mai. Quella secondo fabbrica è vuota. Non è vuota. Proviamo ad avvicinarci a questa zona. Guarda, stiamo attenti a non tozzare, non utilizzo il drone da un sacco di tempo, però come potete vedere ragazzi la zona è completamente abbandonata. Non mi sembra esserci niente, quindi forse non è questo quello che secondo cerchiamo. Secondo me c'è un sottopassaggio strano, per non farlo vedere. Un sottopassaggio, dici? Sì. Stiamo attenti perché qua sotto il segnale non prende molto bene, quindi è pericoloso. Stiamo comunque vedendo oggetti, materiali. Forse se sono questi. Facessi. Esatto. Oh, lui è intelligente comunque, ragazzi. Ovviamente voglio sentire anche le vostre teorie qui sotto nei commenti. Usciamo da questo posto, non mi sembra di vedere nulla di interessante. Quindi usciamo da qua, che comunque il GPS non è tantissimo, quindi è abbastanza rischioso. Ovviamente tu stai attento a quello che vedi, tieni gli occhi ben aperti perché lo skip di toilet potrebbe essere letteralmente ovunque. Dove meno ce lo aspettiamo, potrebbe essere in queste zone oppure potrebbe già essere a casa mia. E per colpa tua che mi hai portato in questo posto, adesso sono fregato. No Max, tranquillo, fidati di me. Va bene, voglio fidarmi allora. Guardate, qui c'è un campo. Oddio, ma che no. Ho visto bene? Sì. Ho visto? Sì, mi sa di sì. Oh mio, no, non ci posso credere. Allora, non so se l'avete visto anche voi. C'è stato, per un momento è passato lì. Sembrava un cesso effettivamente. E aveva qualcosa che, aveva qualcosa che si muoveva al suo sopra, no? Siamo sicuri che era lui. Non è che vorrei, magari mi sono flashato, ho visto qualcosa per un'altra. No, Max, mi sa che era proprio lui. Guardiamo bene, dove cavolo è finito? Qua ci sono le mura, come ha fatto a passare? Oh madonna mia, e qua non ne ho la più pallida idea. Sappiamo che comunque lo skip di toilet, nonostante sia un cesso, ha comunque varie abilità. Può saltare, può volare addirittura. Volare. E può utilizzare il suo mega collo per sferrare attacchi potentissimi. Questa zona è piena di rottami, forse potrebbe nascondersi da queste parti. Allora scendiamo con molta calma, quindi piano, andiamo veramente piano. Max, comunque qua sopra non c'è niente. Ma è vero, madonna, ma... Oh! Oh! Oh, non l'avevo visto! Oh, no, è davanti a noi ragazzi, è davanti a noi, guarda come muove il collo. Senti, c'è pure la canzone. Non ci posso credere, l'abbiamo trovato davvero. Allora, fino adesso ho sempre avuto a che fare con lui per telefonati, per chat. Ma ora che lo vediamo veramente nella vita reale è tutta un'altra cosa. Ok, quindi abbiamo la certezza che esiste ed è proprio qui davanti a me. Ma che sta facendo? Ma è rientrato dentro. Ma che cazzo? Cioè no, ma perché manca il segnale? Cosa sta succedendo? Ma è sparito.
È sparito. No, ragazzi. Dove sarà andato? No, mi ha fatto mancare lui il segnale. Non è che la spunta qua dietro di noi. No, non lo so. Guarda bene attorno, Vedi. Fammi la spalla. Nel frattempo io sono abbastanza sicuro che lui abbia, non lo so, compromesso il mio drone per non farmelo più trovare. Guarda, il drone sta tornando da noi. Siamo noi. Quelli siamo noi. Max, l'hai visto. Ma... No, aspetta. No. Ma cos'è quella roba? C'è qualcosa di bianco. Massimo, è qua davanti. Ma è proprio qui davanti a noi, ragazzi. Guardate. Ma io non sento nessuna canzone, però. Ma infatti, forse è rotto. Forse vuole farci uno scherzo, ci vuole pushare, non ci lo so. Ci vuole jumpscherare, fare qualcosa. C'è effettivamente qualcosa là dentro. Noi quindi facciamo una cosa. Andiamocene via. Andiamo. Lì è troppo pericoloso. E effettivamente, c'è il nemico, ce l'avevamo proprio davanti a noi e non ce ne eravamo minimamente accorti. Adesso dove mi stai portando esattamente? Max, laggiù c'è un edificio abbandonato. Secondo me non c'è proprio nessuno là. Sei sicuro? Solitamente negli edifici abbandonati che c'è il pericolo. Però io mi fido di te. In caso è colpa sua se non mi vedete più. Ma questo campo invece l'avevi visto? Oddio! Cosa è successo? Non vuoi saperlo. No. Non vuoi saperlo. Come non voglio saperlo? Perché? Qua. Vengo. Attento, fai silenzio però. Devo fare piano? Per quale motivo? No, ragazzi, oh mio Dio, c'è effettivamente lo skip di toilet. È proprio qui, nel campo. Adesso cerco di farvelo vedere con molta calma e cautela, perché non si ha mai. Ci vede. Ricca, non fare rumore, mi raccomando. Guardalo, è lì. No. Non ci ha visti, per fortuna. Ma poi strano che nessuno se ne sia accorto. Stranissimo. Fa tutto sto bordello ed è lì, fermo in un campo. Ma forse vuole dirci qualcosa. Forse noi pensiamo che non ci abbia visto, ma in realtà sa bene che noi siamo qua. Tu sei pazzo, tu vuoi andare lì. Tu vuoi andare lì da lui. Andiamoci. Ci vado io. Ma sei pazzo? Ci vado io. No, ragazzi, non voglio farlo morire già al primo video che lo vedete. Va bene? A tuo rischio e pericolo, Riccardo. Ci andrò. Oh madonna mia, questo è pazzo! Ricca, ma sei sicuro di voler andare? Ma tu sei pazzo! Sono carico! Ragazzi, ma lui è un pazzo scatenato! Ho fatto partire anche il drone che sta sicuramente riprendendo tutto! E davanti a lui, ma cosa fa? Ragazzi, ma sono vicino, ma che cosa fa? Oddio, ma sta dicendo qualcosa! Senti bene cosa dice! Ascoltalo, non ti allontanare adesso! Mi conviene starmi lontano. Cosa ha detto? Maximo ha detto: ti conviene starmi lontano. Anche io te l'ho detto che ti conviene stargli lontano. Ma tu non mi vuoi ascoltare? Ma come ci... No, è pazzo. Guarda. Ma è pazzo. Oddio. Per fortuna non lo sta attaccando, ragazzi. A quanto pare non gli vuole fare niente. Sta parlando, che dice? Oh, Perché scappi? Ha detto che vuole te e non vuole me. Cosa? Cosa vuole? Vuole me? Vuole te? Dobbiamo andarsene via allora! Corri! Sta chiedendo anche lui, mi sa! Aiuto! Oggi su Minecraft io e Gigino stavamo camminando e ci siamo imbattuti in uno schermo di toilet gigante! Siamo entrati al suo interno e... Oh no! Era una trappola! Riusciremo a scappare? Scopriamolo! Oh Max, che bello passeggiare nella giungla! Mi sento Donkey Kong, guarda che pollice! Ma scherzo, ma per quale motivo Donkey Kong dovrebbe avere un pollice grande? Ma poi, scusa, ma l'hai messa tu questa canzone? No, non l'ho messa io, quindi lo senti anche tu! Eh sì, sento tipo una canzone che fa skibli dop 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 yes yes, skibli dop bimbi! L'ho già sentita, la conosco bene! È la canzone dello skip di toilet! Ma io non credo ci sia una skip di toilet su Minecraft! Non lo so, ma a me piace molto quella canzone, l'ho usata per il mio compleanno! Cecino! Perché è diventato buio, aiuto! È diventato buio! È iniziato a piovere! Ma lì c'è sta un giga toilet enorme! Mi sa che me ne vado da questa giungla. Ok, Gigi, allora aspetta, sono un attimo curioso. Sta piovendo, è diventato tutto quanto orribile. Ma che cavolo? Ma chi l'ha costruita questa roba? Ma è assurdo, cioè abbiamo appena saltato il mondo. Non pensavo potesse esistere una roba del genere. Ma poi gli sta uscendo il piscio di fuori o sbaglio? Ma non ne ho la più pallida idea. Però potremmo utilizzare quella sorta di piscio per poter salire sopra. Vuoi esplorarlo a questo punto? Vieni Gigi, vieni. No, scusa, io non voglio salire su quel cesso. A me fa paura. Poi c'è la cacca, si può fare in natura. Cioè vai qua nel cesso. No, 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 no. La cacca è in natura, no, ho capito.
capito che sei un orco con un cappello da tartaruga, ma non mi sembra il caso fare la cacca in natura. Cioè, abbiamo un bel cesso gigante, andiamo ad esplorare, vieni, anche se la canzone inizia ad essere sempre più forte. Vabbè, non dirmi che dobbiamo entrare nella sua bocca, spero. Io non lo so, sinceramente, ma io credo che queste scale non siano qui a caso. Gigino, allora, sei pronto per entrare? Lo facciamo o non lo facciamo? Sì, tu vai, io arrivo. No, sì. No, torna subito sopra. Dobbiamo subito entrare tutti e due, perché non può rimanere nessuno fuori. O muoviamo entrambi, o viviamo entrambi, perché non è detto che usciamo qui vivi. Io non so cosa possa esserci, ma non c'è niente, ma che cacchio. È una truffa, è Wish. Ehi, credo di aver intravisto qualcosa. Oh cavolo, ok, guarda qua sotto. Scegli tu per primo, no? Allora, c'è della lava. Io, sai, come c'è? Sì, lava. C'è della lava. Guarda, guarda bene. Pezzo di fango! Ma sei morto? Gigino, sei morto? Dove sei? Sto chillando. Ma come sei chillando? Da quando sei diventato uomo lava, man, che sopravvive alla lava? Com'è possibile? Scendi, che è morbido. Ma che morbido? C'è della lava, non posso mai scendere, Gigino. Sono caduto! Quella zio! Oh, porca miseriaccia! Ma che cavolo! Ok, questa cosa non me l'aspettavo. Siamo finiti in un parkour all'interno di un cesso! E quindi mi devo mettere a fare parkour? Sì, mi dispiace dirtelo, ma sì. Allora, qua ci sono due strade. Come vedi, qua sotto c'è un cartello. Riesci a leggere che non vedo? Aspetta che io c'ho lo zoom tattico. Prossimo livello! Prossimo livello! Quindi dobbiamo andare là. Cioè, ci sono dei livelli all'interno del cesso. Ok, molto strana come situazione, però è molto strano perché qua dice prossimo livello, ma lì effettivamente c'è un'altra strada. Però pensaci, come ci arrivi lì? Cioè, non puoi mica saltare da qua. Hai ragione. Quindi allora facciamo bel salto, 1, 2, 3, hopla! Perfetto! E adesso dice cliccare qua per il prossimo livello. Facile, un gioco da... Tua mamma! Tua mamma! Io non mi devo più fidare di te, pussa via, pussa. Senti, non è colpa mia se lì c'era scritto prossimo livello. Io che ne so che i cesi adesso dicono anche le bugie. Ma scusami, adesso come facciamo ad arrivare lì davanti? Cioè, con un salto non è possibile proprio fisicamente. Allora, seguendo il mio intelletto storto, come vedi. Ok, è veramente molto storto, povero tanto. Ok, potrebbe esserci un blocco invisibile. Ma sei proprio intellettuale! Ma dove le studiate queste nozioni culturali? All'asilo! Io dai qua blocchi invisibili non ne vedo! Però io sono molto coraggioso, Gigino. Prima ho fatto, diciamo, morire entrambi. Quindi ora voglio far vedere che ti puoi fidare di me, va bene? Ehi, 3, fermo, 2! Ehi, amico, fermo! Sei sicuro? 100%? Sì, che sono sicuro! Vai! Ci sono veramente, Gigino! Sono il ragazzo più intelligente della Tanzania! Scendi giù, che qui ci stanno cose per niente buone! Oh, fermo! Fermo! Fermo, ti ho detto! Sono fermo! Ma sei troppo ciccio panza, mi stai spingendo! Allora, guarda qua! Come vedi c'è palesemente una trappola, appena metti piede! Ti arrivano delle frecce potentissime addosso. Ora, io non so come dobbiamo fare. Potrebbe esserci una tecnica. Vuoi sapere qual è? L'unica tecnica possibile è il lancio dell'orco. No! Vai! No! No! Pezzo di me! Hai visto? Funzionato. Un gioco da ragazzi. Fermo, che c'è la lava! Così mi fai morire, io guarda che non ti ho ucciso! Allora, qua ci sono due strade, una con della lava e una con scritto entrare qua. Io adesso non lo so, perché lui ci trolla molto spesso, no? Vero? Tu entreresti da una parte dove ci sono due frecce e ti dice di entrare, oppure dove c'è effettivamente della lava mortale? Ma allora, prima ci ha un po' preso per i fondelli, e come abbiamo visto prima la lava non ci ha ucciso. Quindi potrebbe essere un'idea non male, eh? Però secondo me potrebbe essere psicologia inversa. Allora facciamo una cosa, uno va da una parte e uno va dall'altra. Io prendo qua. Va bene! Mi sa che... non voglio dire, ma credo che la tua strada non era quella giusta. Fermo! C'è della lava!
Aspetta, però ci sono i blocchi invisibili. Oh, facile. E qui c'è sempre la rotten flesh. Non me ne faccio niente. Aprila. Oh, ok, c'è del pane, prenditi l'altra L. E poi c'è una pozione di fire resistance. Questa qua, Gigino, ci potrebbe servire per superare il lago di lava di prima. Ma quanto sei sveglio. Guarda, sei quasi sveglio come me. Quasi, è quasi. Dai, muoviti, che se no me la butto da solo e ti lascio indietro. 3, 2, 1, spam! Boom! E adesso possiamo passare! Vediamo se c'è qualche segreto, vedi bene? Vedi bene, siamo arrivati! Alzati! Ma non è il momento di dormire, Gigino! Ehi, devo settare il mio spawn! Devo andare avanti io? Va bene, sono pronto! Tu mi dai supporto con i tuoi pugnetti! No, io ti faccio il tifo! E allora mangio subito un pezzo di pane! E vado! Zio Pera! Zio Pera! Ma ci sono un sacco di zombie, quanti ne sono? Sto morendo, aiutami! Sei morto, ma ti ho ucciso io, ma come ti ho ucciso io? Ma non è possibile! Sei un piccolo uomo. Ma che cosa vuoi? Ma sei tu che ti sei messo in mezzo? Ma la smetti di toccare la pelle sul mezzo? Mi fai spaurare altri così? Ho sbagliato, scusami. Ma tu sei scemo! Senti, Gigino, qua non solo viviamo. Vieni via! Corri, chiudi! Allora, e qui che cosa c'è? Altro parkour? Il problema è che adesso noi abbiamo la fire resistance, quindi se cadiamo nella lava non moriamo. Allora, ma guarda, qui c'è un passaggio! Gigino, secondo me questa qui è la strada giusta, vai, vai! Ma lì vedo un letto, sei sicuro? Ma sì, guarda, lì c'è la luce, e la luce è segno di speranza e di futuro, vai, vai, fidati di me! Ma perché non muori? Oh! In che senso la bislazzo lì? Ma dove eri finito? Non lo so, ero sotto, ma sotto non c'era la lava. Va bene, molto strano. Madonna mia, perché ci sta la canzone dello skip di toilet? Non pensavo che entrando ancora più in profondità ti facesse sentire la canzone. Chissà adesso in quale parte del gabinetto siamo. Forse siamo dove sta lo sciacquone? Probabile, ma adesso il problema è che abbiamo tre scelte. 1, 2 e 3. Cavolo, è il problema la lava sotto. Esatto, tutti. In tutte c'è la lava. Allora, io ti faccio il mio ragionamento. 3 è il numero massimo di ogni cosa. Quindi massimo, massima cosa, massima resa. Quindi secondo me il numero giusto è il 3. Secondo te, Gigino? E visto che tu sei stupido, io vado al contrario. Chi è quello stupido? Tua zia. Adesso io mi butterò qua e ti voglio vedere che i miei ragionamenti hanno sempre un senso. 3, 2, 1. Sono un genio. Sono un genio. Sì, ma non va, tu si cheat. I cheat, ma stai zitto. Lasciate like e iscrivetevi per fare mamma mia, perché sono un genio, me lo merito. Guarda qua, qua ci dice di cercare una leva, perché a quanto pare si deve andare qua davanti. Guarda, c'è scritto uscita qua dietro. Uscita, dammi l'uscita, dammi l'uscita. Fermo! Non è che se ti viene testata la porta non arriva a uscire. Bisogna cercare di trovare la leva. Vedi, ce lo dice anche il cartello, è un gioco da ragazzi. Io credo che la soluzione sia fare questo parkour di scale. No! Gigino, io così perderò tutta quanta la mia armatura e le ferite. Non ci posso fare niente. Oddio, vieni giù! Ma sei un pezzo di... Se muoio io, muori anche tu! Guarda, è rimasta tutta quanta la mia roba e le ferite. Gigino, che dici di farti un bel salto così da me prendere? No, perché poi muoio e la riperdiamo, non ha molto senso, eh. Ah, dici tu? Va bene, allora aspetta. Ok, sicuro che riesco a saltare? Mamma mia, che parkour al cardiopalma. Senti, però dobbiamo andare una alla volta, perché sennò la tua capa verde mi occupa la vista e non riesco ad andare avanti. Vai tu, perché se devo rifare tutto questo mi sparo. Bravo. Facile. Arrivo anch'io. Facile. Un gioco dei ragazzi. Ultimo salto, il salto della fede. Vai, Gigino. E adesso continua. No. Ehi, questo salto è un po' difficile. Invece no, perché io sono un guerriero. Oh, l'hai fatto. L'ho fatto anch'io. Cosa c'è scritto?
applauso. Non mi interessa, applaudi, perché questo tu non ci riuscirà mai più tutta la nostra vita. Skip di toilet, non abbiamo paura di te. Ora, cosa vuoi? È arrivato il momento di nuotare. Ma come devo nuotare? Ma non posso nuotare la lava. Non mi interessa, sono troppo gasato. Nuota. Ho annusato un pochino troppo. Ok, adesso devo con parsimonia. Quindi calma, salto qua. Qua ci stanno blocchi. Perfetto, allora seguiamoli. Seguiamoli, andiamo con molta calma. Cautela, qua sono finiti i blocchi. Attenzione, mi sa che devo saltare sulla scala. Ok, ok. Ma come fai? Ma che... No, io non ci credo, cioè, non è possibile. Hai visto la mia capoccia? Ha toccato contro il soffitto. Ci credo, una capoccia come la tua è normale che tozza. Uno più stupido è più tozza, è ovvio. Dai, datti una mossa. E ora dove dobbiamo andare? Ma non c'è niente qua. Non lo so, io vedo dei cactus. A me non nemmeno a me, io non ci salterei sopra, sinceramente. Cosa ci dice? Consiglio, cammina sempre a testa alta. Guarda lì sopra. Credo di aver capito cosa intende per testa alta. In teoria corrisponde a questi blocchi verde, a questi blocchi verdi, un blocco invisibile. Guarda, vedi qua, sta volando. Brutto pezzo di fango, me lo pagherai. E adesso io me ne vado avanti senza di te, perché io non ho bisogno del tuo aiuto, finto amico. Aspetta, non è quello che penso, vero? Sto avendo un attacco di cuore. No, dicevo, calma, respirazione bocca a bocca. No, che schifo. Mamma mia, mercoledì, guarda, questo è quello di aver capito che sia un labirinto. No! Allora, noi siamo entrati in questo, no? Ok? E siamo usciti in quello. E tu, come puoi vedere, qua nel muro non c'è un'entrata che porta da questo labirinto a questo, quindi quello giusto. Ma ragazzi, Gigino ha 3 miliardi di EQ, anzi, ne ha 104! Incredibile. Le teorie del Gigi. Io non ci posso credere, cioè è riuscito veramente a trovare la strada giusta. E ora che cosa dobbiamo fare con questi blocchi colorati? Non lo so, ma ho notato che sopra quelli rossi c'è un blocco. Allora perché non ci salti sopra? Vai Gigino, vai! Mi sa che sono rossi per un motivo specifico, ovvero che non devono essere utilizzati. Mi sa che questo è il motivo. E ora, c'è tutto un bel percorsino da fare. Bisogna trovare però il minecart, a quanto pare. Ma c'è una lente. Ma c'è un altro. Schibidi. Ma che schibidi? Ma che è un trucco di magia? C'è scritto schibidi. Siamo come una schibidi toilet. Oh madonna. Ok, io questo qua me lo tengo. Non sia mai magari alla fine serva come chiave. Cosa ho trovato? Un altro schibidi. Ma secondo me questo è un trucco di magia. Adesso c'è lo schibidi 2. Ma è lo schibidi dopo. Ma sei stato fortunato che ne hai trovati due. Se no, se no ti lasciavo là. Peccato, sarebbe stato molto divertente. Ma sono morto. Ma perché avevo un cuore? Dai, adesso devo rifarmi tutto quanto a piedi. Vabbè, me lo merito, questo era il karma. Aspetta, ti ricordi? Questa è quella botola che abbiamo visto prima. Oh mio Dio. E allora bisogna cercare di aprirla, quella maledetta botola. C'è un picco. Ho trovato un picco di legno. Ok, mentre qui davanti c'è un'ascetta. Mentre con l'ascetta c'è del legno. Posso spaccare questo legno? No, non posso, perché con World Edit non me lo va a spaccare. Ma quindi posso sapere a cosa ci servono questi utensili? Non lo so, ma secondo me dobbiamo entrare in questa stanzotta. Ma te sei un... No, ragazzi, incredibile. Lo chiamavano l'inventore dell'acqua calda. Assurdo. Cioè, hai capito che bisogna entrare nella stanza? Avete capito? Posso essere intelligente. Ma sei Eminem? Sì, mi chiamavano Rap God. E ora raccoglie i materiali e crafta la leva. Ho capito, adesso mi è tutto quanto più chiaro. Bisogna scavare tutto questo legno. Bisogna scavare anche un pezzettino in cobblestone, che sinceramente non so dove poterlo trovare. Vedi della cobblestone in giro? Allora, forse bisogna scavare qui da qualche parte. Forse qua sotto. No, qui c'è del ferro, maledizione. Non me ne faccio niente del ferro. No, ma non è cobblestone questa. Ma devi andare avanti fin quando te lo dice il cuore. Sì, ma questa non è cobblestone. Io così come
faccio! Come non è come? Cos'è questo? È un materiale strano che, boh, non ho la più pallida idea di cosa sia, però non è cobblestone! Non ce la faccio più! Basta! Sì! Ti ho chiuso, davvero? Un tuo pezzo di... Ma guarda un po', non sapevo ti avessi chiuso. Vabbè, adesso dovrei trovare l'uscita da solo. Oh, la leva! E posso aprire la porta? Sì! Prendi entrambe le leve, ti serviranno. Altre leve! Interessante! Mentre... Miei, ho i diamanti, sono miei. Sono miei, i diamanti. Ciccio. Ah, cioè ce n'hai anche tu, ma dove li hai presi? Money. Io veramente non ho parole. Bene, ora abbiamo due leve, Cicino. Quindi dobbiamo sfruttarle. Allora, una potremmo utilizzarla per aprire proprio questa botola. Vai! Esatto. Sì! Wow! Quindi siamo tornati. Ma scusa, quindi abbiamo fatto tutto questo per tornare qua? Non devo rifare il parkour? Non lo so, però io credo che in realtà, visto che abbiamo fatto tutto questo giro, abbiamo una leva in più, tutto questo non sia stato fatto a caso. Ma dobbiamo mettere la leva proprio qua per aprire la porta. Sì! Sì! Qua? No, di nuovo 20 uscite. Oh cavolo, qua ci dice uscita, però non possiamo passare. Scusa, ma è un troll? Sì che è un troll, sì è un troll, perché lo schermo di toilet a quanto pare è un trollerino. E adesso dove dobbiamo andare? Perché non credo che cadendo qui con nell'acqua poi possiamo risalire. Non lo so, io mi butto qua. No, ma sei pazzo! Sono vivo! Sono vivo! E io non so se questa è una bella cosa oppure no, perché non puoi salire più. Vabbè, mi sa che mi prendo un giorno di ferie. Non ti preoccupare, vicino! Tu là sotto! No, non rimarrai tanto! Io ti salverò perché sono il tuo Rapunzel! Sì, ma io sto bene così, sto prendendo il sole! Ma senti, io voglio salvarti e tu... Vieni qua! Guarda, mi sto bucando la strada! Vieni! Intanto ho avuto una fortuna incredibile perché ho azzeccato qual era la strada giusta. Va benissimo! E adesso saliamo queste scale! Siamo arrivati! È l'uscita! È l'uscita! Oddio! Corri! La senti la canzone? Ragazzi, la sento! Si sta arrabbiando! Vabbè, senti, importante uscire! Ah! Ci sono zombie! Scappa via! Siamo salvi! Sì! Vincendoci lo schermo di toilet! E non solo, perché c'è anche l'uomo telecamera e l'uomo cassa gigante! Ma per farlo dovremmo andare ovviamente a crearci il profilo dello schermo di toilet, quindi andarci a shoppare tutti i componenti più importanti. Allora, io non so minimamente cosa ci possa essere per diventare uno schermo di toilet, perché non credo ci sia effettivamente una skin. Proviamo a cercare schermo di toilet, vediamo se esce qualcosa di interessante. Oh oh oh! E questi che cosa sono? Sono veramente delle porte di cesso? Ma scusa, ma se le provo me le fa realmente mettere all'interno della mia skin? Non ci credo, non ci credo. Non ci posso credere. Il mio corpo è diventato veramente un cesso. Va bene, allora questo lo andiamo a shoppare. E a questo punto ci andiamo a prendere ovviamente anche la parte superiore, perché un cesso senza tavoletta non è un cesso degno, mi sembra il minimo. Poi che fai? Una testa tutta psichedelica non te la vuoi a shoppare? Perché sappiamo tutti che lo schermo di toilet ha una faccia veramente horror. Quindi cerchiamo Suspicious Head, una roba del genere. Vediamo se ci esce qualcosa. È perfetta! È perfetta! È testa sospetta, veramente sus. Adesso andiamo quindi a shoppare. Abbiamo perso un sacco di Robux, ma per trollare Cadex questo è altro. Vado a selezionare tutte queste nuovissime parti del corpo all'interno del mio avatar e che la trasformazione abbia inizio. Madonna mia, ma sono orribile! Va bene, rimarrò con la mia skin perché bisogna comunque rimanere Max Random. Bene, adesso ci portiamo Cadex in una mappa e il troll può iniziare. Ah, ma che cos'è questo posto? Ma, oddio! Ma ci sono due schemi di toilet proprio davanti a me!
Ciao ragazzi, potete vedere che sono uno di voi. Certo, magari non sono proprio uguale, non sono il più bello, sono un piccolo nanetto, però sapete, possiamo essere compagni di cesso. Ma che razza di cesso sei? Non puoi mai far paura in queste forme. Dobbiamo aiutarti noi. Aiutarmi voi? In che senso? Io pensavo che per diventare uno skin di Toilet mi bastava cambiare un pochino skin in questo modo. Mi state dicendo che posso diventare realmente come voi? Sta faccia orribile comunque. Certo che puoi. Lo vedi questo cesso qui di lato? Basta cliccare F e diventerai proprio come il mio amico. Come il tuo amico, quindi come lui. Ah, bene, quindi basta che vado qua, clicco F e divento un gabinetto, giusto? Oddio! Sì, sono veramente diventato anche uno skip di toilet. E adesso siamo una trio di skip di toilet. Bene, e adesso non ci resta che chiamare Kadex e fargli un bello scherzetto. Ehi, Rado, ma che caspita, dove siamo e perché sei vestito così? Non sei vero skip di toilet. Ma come vedi che sono io? Ma scusa, non ti sembra uno skip di toilet in questo momento? Ma c'è la tua maglia che ho scritto MR. Secondo te sono così tanto stupido da non capirlo? Cavolo, quindi il travestimento non avrebbe funzionato. Meno male che ho incontrato i miei. Va bene, quindi niente, Kadex. Allora, siamo in una zona abbastanza particolare. Questa città, in teoria, è infestata dagli skip di toilet. Insieme dobbiamo esplorare tutti i luoghi più misteriosi, perché si dice che ci sia un segreto pazzesco. E se riesci a sopravvivere qui dentro più di un tot di tempo, troverai ben 100.000 Robux. Cioè, 100.000 Robux posso spenderli come voglio? Esatto, in tutto quello che vuoi. Ok, andiamo su. Dove sta secondo te il segreto? Se, allora io non saprei bene dove sta. Però come vedi, qua attorno ci sono molti skip di toilet. Mamma mia, Radam, che schifo, è bruttissimo. No, via. Ma mi rincorre, attento, per caso? Se ti rincorre come? E attento che in teoria sanno fare anche i jumpscare e sono molto spaventosi. Allora, provo ad entrare all'interno di questo club. Nel frattempo mi vado a fare un giretto. No, aspetta. No, dobbiamo per forza dividerci, perché sennò non li troveremo mai 100.000 Robux. No, non esisto che io mi divido a te, anche perché restare da solo qua in questa città, guarda, poi tra l'altro i palazzi che crollano, potrebbe crollarmi un palazzo addosso. E poi voglio ancora capire perché hai un cesso come vestito. Ah, ma non chiedermelo, volevo fare un piccolo cosplay, capito? Adesso, per cortesia, entra un attimo in questo club, rimanici, magari scopro qualche segreto. Io vado un pochino in giro, va bene? Ci vediamo dopo, ciao! Bene ragazzi, ora che l'abbiamo rinchiusa all'interno del club, amici toilet, scendete all'arrembaggio! Eccoci qua, e adesso siamo in tre. Ma l'altro si è addormentato. Ehi, scendi giù! Ok, non sei d'accordo. Bene, ora posso trasformarmi anche io in uno skip di toilet. Ma io vedo che... ma io sono potentissimo! Ho lo skip di toilet dorato ragno! Bene, questo gli farà davvero molta paura a Kadex. E allora facciamo una cosa. Visto che in tre magari farlo spaventare è già troppo, allora mandiamo in spedizione soltanto uno di noi. Allora, tu, skip di toilet col collo moveggiante, molto molleggiante, entra all'interno del club e spaventa Kadex. Vai! Ponzo! Random, dove sei? Questa discoteca è bellissima! Oddio! Aiuto! Oh, ho scritto l'entrata! Mai più! Io non registrerò mai più il video con Max Random! Via! Dove sono? Random, dove sei? Ragazzi, dove sono finito? Sono dentro questa struttura e sono completamente solo. Max, dove sei? Bravo compagno di cesso! Sei stato veramente formidabile! Soltanto che adesso hai fatto già scappare! Dove sei rinchiuso? Mi sa che è tipo qua dentro. Guarda, non riesco a intravedere. Si è messo dietro i barili. Bene. E allora facciamo una cosa. Adesso possiamo provare a fare un assalto. Solo io e te. Per il momento possiamo essere in due, perché se siamo in tre potrebbe essere un po' tanto pericoloso. Scappiamo da qua. Ok, chiudiamo. Perfetto, guardate, ho seminato teoricamente. Ma ragazzi, ma sta mappa è fuori di testa. Cioè, ci sono addirittura le altalene fatte con i gessi. Oh no, ti prego! Sono io, lo skip di ragno dorato. Oh, mamma. Aspetta, mi sa che mi sono fatto la pipì addosso. Allora, skip cosa vuoi da me? Dop, dop, dop.
dub dub, yes 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 yes, skip the w. Ehi, amici Jesse, venite tutti qua! Guarda! Ma quanti caspita siete! Senti, signor capo supremo, sua maestà, sua altezza reale, kingdom di tutto, re capo... Parla! Ok, voglio semplicemente sapere cosa volete da me. Io ero qua con il mio amico youtuber che mi ha abbandonato, quel maledetto, appena lo trovo lo sparerò vivo. Ma cosa volete da me? Non vi ho mai fatto nulla. Dimmi un po', come si chiama il tuo amico youtuber? Il mio amico youtuber è quello schifoso, si chiama Max Random. Se volete potete attaccarlo, so come si chiama, so dove abita, so quanti anni ha, so anche il suo canale, no. Volete il suo canale per caso? No, a me non piacciono gli infami. Ehi, skip di toilet dop dop, vieni qua, voglio dare a te l'onore di ucciderla una volta per tutte. Vai! Possiamo trovare un compromesso? Fermi, allora, io dispongo di... il canale YouTube del mio amico, che comunque potrebbe sempre farvi comodo, ha tipo 1,5 milioni di iscritti. Poi ho 50 Robux, che possono, ci sono tanti. Ragazzi, questo qua crede di comprarci con 50 Robux. Adesso lui non mi sente. Vabbè, adesso allora li faccio partire l'attacco. Scrivi di toilet, poi... top top. Attaccalo, è un truffatore. Vai! Scappata! Ok ragazzi, fermi un attimo, ho trovato forse un passaggio segreto. Sì. Maledizione, era riuscito a scappare. Allora, mi sa che adesso devo tornare Max Random, perché sennò si inizia a insospettire. Quindi, amici toilet, voi rimanete qua fuori e guardate bene la zona. Non sia mai esce e non me ne accorgo. Torno subito. Comunque ragazzi, dopo essere scappati da questi caspita di schemi di toilet, mi sorge una domanda. In tutto questo, Max Random dov'è? Non è che per caso sta facendo... Ti ho trovato finalmente, ti ho trovato. Madonna, non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno rapito, ti giuro, non guardarmi arrabbiato, ti giuro. Ci sta Random, tu mi hai fregato. Per caso ti sei organizzato con questi schemi di toilet per uccidermi, lo so. Ma stai scherzando, hanno rapito anche me. Allora, uno era un ragno dorato gigante, uno c'era il collo che si muoveva, e un altro invece sembrava uno schemi di top originale, sì. Ma era sempre qualcosa del cesso. Vero. Esatto, ero proprio loro. E tu come hai fatto a scappare? Hai trovato qualche altro passaggio segreto? Sì, per fortuna, come vedi, io sono piccolo e cessoso. Mi sono riuscito a intrufolare e a mimetizzare in mezzo ai tanti cessi in questa mappa, e quindi sono riuscito a scappare. Ma adesso bisogna stare davvero attenti, perché quei tre sono veramente assassinati. Ok, allora fermo un attimo. Forse c'è qualcosa che possiamo fare. Abbiamo una specie di superpotere e possiamo teletrasportarci in diverse zone. Nello spawn, nella factory, okay, che sarebbe la fattoria, nella warzone, che è una delle zone, diciamo, più pericolose, perché ci sono caramati, schemi di toilet modificati, okay, e altro. Sì. E l'ultima, la più potente, la più difficile, il big toilet. Allora, io quasi quasi me ne andrei verso la warzone, perché in quella zona, se non sbaglio, avevo visto che c'era una chiesa. Magari possiamo fare una preghierina affinché magari questi schemi di toilet possano non venire ad ucciderci. Ok, possiamo pure farla, ma Random, ti voglio ricordare che noi e gli schemi di toilet preghiamo, diciamo, un dio. Dio! Ma Max, dove sei Max? Max non c'è più per il momento. Allora, l'unica cosa che puoi fare in questo momento per scappare, perché sei rimasto qui dentro chiuso, è fare una preghierina. Soltanto così potrai salvarti. Oh no, devo vendere per caso la mia anima in cambio della sopravvivenza in questa città? Esatto, quindi vai, hai 3 secondi. No, aspetta, ci deve essere un qualcosa per sfuggire. Prova ad invocare il mio dio per vedere se riesco a farti fuori. Ragazzi, ma cosa sto facendo? Mi sa che non ha funzionato. Non ha funzionato. Aspetta. Cosa? Sei diventato un Titan Cassa. Cosa ti avevo detto? Il mio dio è più forte del tuo. Quindi adesso vieni qua, schivi di toilet.
cavolo. Ragazzi, devo per forza scappare, perché lui con questa morfa è davvero più potente. Lui è il Titan con le casse. Nessuno può sconfiggerlo, nessuno. Allora, devo per forza cambiare morph. Questa qua forse non è più abbastanza potente. Fammi vedere cosa posso shoppare. Qualcuno che possa essere magari all'altezza di questo skip di cassa gigante. Fammi un po' vedere. Questa qui potrebbe essere perfetto, il boss toilet. Peccato che però tutti quanti i miei amici toilet non li trovo più. Va bene, ho acquistato la morph e adesso in teoria eccoci qua. L'ho sbloccata e guardate un attimo. Maledizione ragazzi, non funziona. Mi stanno sabotando. Amici schimidi, ho bisogno del vostro aiuto, dove siete? Allora amici schimidi toilet, c'è un problema pazzesco. Ho comprato con 150 Robux il boss supremo, soltanto che non funziona. Di boss supremo ne esiste soltanto uno. Nessuno può trasformarsi come lui. Peccato, hai perso i tuoi Robux. Come ho perso i miei Robux? Ma non potevate dirmelo prima, maledizione. E quindi adesso come devo fare per poter sopravvivere e per sconfiggere Kadex, che in questo momento è diventato un titano gigante? Ti sembrerà strano, ma è l'unico modo, è shoppare lo skip di Shrekking. Cosa? Lo skip di Shrekking? Ma stai scherzando? Va bene, allora lo posso subito ad acquistare. Attenzione, attenzione, bombardamento in corso. Preparazione, missile nucleare per distruggere gli skip di toilet tra 15, 14, cosa? Ragazzi, 13, ragazzi, 12, mi sbaglio, sto 11, facendo un countdown nucleare. Cosa devo fare adesso? Devo shoppare, devo muovermi. Allora, quindi devo andare su morph, skip di toilet, Shrekking, e vado. Non so per quale motivo questo qua debba essere così tanto potente, ma vai, lo shoppo e mi trasformo. Adesso in teoria, se mi vede, dovrebbe succedere qualcosa. Io mi fido di loro. Dov'è? 5, 4, 3, 2, 1. Somebody was going on, always gonna know him. Sono ritornato alla skin normale. Porca miseria, Nato, dove sei? Mi sai che sono stato shrekato. È stato shrekato. Però intanto il nostro superpotere Shrekking ha funzionato. Grazie amici. Adesso però devo tornare un attimo nella versione normale. Fammelo cercare un attimo, se no ti insospettisce. No, questo non me la racconta giusta. Mi sa proprio che Max in realtà è un alleato degli schemi di Tom. Ehi, ma cosa stai dicendo qua dentro? Finalmente ti ho trovato ancora una volta. Mamma mia, qua sembra borbottare a dire cosa. Cosa vuoi? Random, io lo so che tu probabilmente mi stai fregando, perché già quando ti ho visto avevi questo cesso addosso. Quindi probabilmente sei un fratello segreto degli schemi di toilet. Ma cosa ti gira per il cervello? Ma sei pazzo? Io un fratello degli schemi di toilet? Ma sei proprio uscito fuori di testa. Allora senti, dobbiamo collaborare in qualche modo. Questi qua sono veramente dei pazzi scatenati. Ho visto che si aggirava anche uno Shrekking. Non so se l'hai visto anche tu. L'ho visto. Ma sappi che non mi fido proprio di te, eh? Dobbiamo andare subito a cercare allora i 100.000 Robux. Vieni Kadex, che non abbiamo esplorato un sacco di zone segrete di questa enorme città maledetta. Sì, forse qua ci sono dei passaggi segreti che ci porteranno a sbloccare questi Robux. Attento, vieni. Mamma mia, l'hai visto anche tu? Attento, che sta arrivando. Oddio, sta arrivando. Nascondati. Aspetta, giriamo. Vieni, fidati di me. Con lo scappare della zona. Allora, forse qua dentro. Sì. Oddio. Kadex, come sono finito? Party toilet, we party all day, significa mega party dei toilet, noi festeggiamo ogni giorno. Ma che cavolo, quindi questi qua festeggiano sottoterra con dei vestiti illegali? E qui c'è un cesso dorato, aspetta che lo prendo. Random? Oddio. No, ehi, sei stato anche tu. Ma, Random, sai che sento una specie di connessione con questi cessi. Cosa? Tutto bene? Ragazzi, la situazione sta andando fuori di mano. Cosa sta succedendo? Kadex! Max, io non sono Kadex. Va bene, è stato un piacere, addio! Oh, madonna mia, ragazzi! Vieni qua! Completamente! Amici toilet!
aiutano. Eccoli qua, eccoli. Ehi, mi senti? Sono dietro di te. Vieni, guardatemi, guardatemi, ragazzi. Allora, ehi, schievidi, girati qua. Allora, c'è un problema. Kadex è stato impossessato. È diventato anche lui una schievidi toilet. Ma è diventato completamente verde. Io non so adesso che cosa possiamo fare per poterlo sconfiggere. Dobbiamo farlo guarire. Io lo voglio far tornare normale. L'unico modo per farlo tornare normale è trasformarci in cameraman. Cosa? In cameraman? Possiamo davvero trasformarci in cameraman? Ma per caso anche in quelli là con le casse? Certo, anche loro. Trasformazione avvenuta! Ma siamo potentissimi! E adesso dobbiamo soltanto trovare il signor Kadex Zombie! Andiamo! Ragazzi, lo sentite? Kadex è diventato uno zombie cesso! Ma è lì! Oh cavolo! Allora dobbiamo unirci, dobbiamo unire le forze! Dobbiamo attaccarlo! Amici cameraman, andiamo! Io voglio Max Rando! Ehi, subito cesso! Girati! Se noi siamo gli uomini telecamera e gli uomini cassa! Sei rimasto incastrato, sei in un vicolo cieco! Per te non c'è più speranza! Ormai per te è finita! Stiamo per guarirti! Torna normale! No! Kadex! Kadex! Mi senti? Ehi! Aia, mi gira tutta la testa. Kadex, sono qua sotto, mi vedi? Sì, sono io l'uomo telecamera. Ti ho trollato fin dall'inizio. Sì, cosa? Guarda qua, uno spam. Sono io. E posso anche diventare un cesso. Posso anche diventare quello che voglio. Mi dispiace, ma ti ho fatto un bel troll. Random, sai che ti dico? Sai che ti dico? No, è abbandonato. L'unica cosa è che ora Kadex se n'è andato. Ma loro chi sono? State lontani. Ehi, no, non venite. Aiuto, non mi pushate. Aiuto.